cominciano una prima serie di problemi, ovviamente, con la prima crisi, che si scarica in realtà un po' dopo, diciamo, poi sulle imprese, ma si scarica, un po' prima. E soprattutto si scarica sulle cooperative di costruzione, perché la cooperazione sociale vive le sue difficoltà, ma ha referenti, diciamo, pubblici, quasi istituzionali, quasi non possono farne a meno, diciamo, della cooperazione sociale, perché, diciamo, si occupa di questioni che ineriscono persone, che ineriscono la disabilità, che ineriscono, diciamo, i problemi sociali, e quindi in qualche modo con ritardi, con difficoltà, ma è stato un mondo che in qualche modo è stato tutelato, invece sia pure con problemi. Però invece il mondo delle costruzioni e soprattutto delle infrastrutture, che era il settore nostro, quello è stato c'è stata un'interruzione praticamente totale, e questo ha portato non solo nel mondo cooperativo, ma nel mondo, diciamo, privato delle costruzioni, una catastrofe. Quindi lì c'è stato un momento significativamente difficile, sia in Piemonte ma soprattutto in Italia, perché, diciamo, la rappresentanza di quel mondo lì in Emilia, tenete conto che l'Emilia è metà della Lega Nazionale, e quel mondo lì per l'Emilia era un mondo assolutamente significativo, importante, decisivo, direi.